Quando un territorio esprime una contrarietà così forte, non si può non tenerne conto. Giacomo Giampedrone, assessore ligure alle infrastrutture, è intervenuto così in consiglio regionale sulle barriere ferroviarie. Ci sono criticità tecniche, ha detto, parlando del progetto, da esprimere a prescindere. Gli uffici di difesa suolo, per quanto riguarda invece le matrici ambientali più legate alle mie competenze dirette sulle criticità idrauliche, avevano già di fatto interloquito con RFI manifestando alcune criticità. La conferenza di servizi sarà il momento in cui gli enti coinvolti potranno esprimere il proprio parere sull'opera. Per Giampedrone non mancherà da parte della regione una valutazione negativa. Io mi auguro ancora che invece RFI stessa, quindi lo Stato, il Governo, il Ministero delle Infrastrutture, voglia prendere atto di questa contrarietà e provare invece a trovare una nuova formulazione progettuale che cerchi di contemperare e l'esigenza di avere le barriere fonoassorbenti da chi lo aspetta da troppo tempo, insieme ovviamente a un progetto che sia mediamente condiviso con la popolazione e con tutte le istituzioni. Il piano, approvato da Rete Ferroviaria Italiana nel 2004, riguarda l'intero territorio nazionale e in Liguria, oltre a Chiavari, città come Genova, Savona, Spezia e Recco. Un'eventuale opera alternativa, ricorda quindi l'assessore, dovrà tenere conto anche di chi le paratie le vuole da tempo per alleviare il forte rumore in alcune zone critiche, facendo però le dovute eccezioni. E credo e spero che si voglia fare presto per cercare di trovare una progettualità che possa essere condivisa dal territorio e quindi che possa portare comunque alla realizzazione di un'infrastruttura che cerchi di tenere conto dell'esigenza di tanti cittadini che aspettano di vedere lenito quel disagio che è il rumore abitando nei pressi di una ferrovia.